La concorrenza di Tony Guglielmino. Il suo lavoro era facile ed essenziale, nulla di complesso. In sostanza, il fine era sempre lo stesso. Lui sapeva bene come farlo. Era per questo motivo che veniva interpellato da qualunque parte del mondo. Internet aveva reso tutto ancora più facile. Mediamente, ogni 3 o 4 mesi una persona aveva bisogno del suo operato. Il primo messaggio era sempre lo stesso ed altrettanto breve, un semplice numero di telefono. Spesso uno dei vecchi ed ancora utili telefoni fissi, nulla a che vedere con i cellulari. Si era sempre rifiutato di averne uno. Non sarebbe stato difficile possedere un iPhone comprato in qualche lontano paese, tanto da non risultare registrato nella fredda nazione in cui viveva. Quando acceso il computer, quella mattina, ecco comparire una di quelle mail in cui non era menzionato il mittente. Andando rapidamente con lo sguardo al testo, lesse un numero di 7 cifre preceduto dal prefisso dello Stato e della città. Il numero 1 era inequivocabile. Si trattava dello Stato di New York. Altrettanto il prefisso era quello di Manhattan. Erano anni che non eseguiva un omicidio su commissione negli Stati Uniti. La cosa non gli dispiaceva affatto. Si sarebbe recato dove stavano per dirgli: perché non fermarsi qualche giorno in più per vedere i cambiamenti avvenuti in quell'isola multiforme? Si disegnò un piatto sorriso sul suo volto. Tra un'ora sarebbe uscito di casa e da uno dei pochi telefoni pubblici ancora esistenti avrebbe ricevuto le direttive. Ben poca cosa. A lui bastava il nome della persona che di lì a qualche giorno avrebbe perso la vita. Solo dopo aver ricevuto il nome avrebbe deciso quale arma o quale mezzo utilizzare per portare a termine il suo lavoro. Nulla a che vedere con i tanto citati serial killers. Era semplicemente ridicolo il fatto di dover uccidere seguendo sempre la stessa prassi. Quasi una preghiera per essere catturato da parte di chi non aveva il coraggio di porre fine da solo alla propria vita. Lui invece non usava mai per 2 volte di seguito lo stesso sistema. Quello era uno dei segreti della sua longevità come killer a pagamento. Trattandosi poi di uno stato così sorvegliato come era quello di New York, la tariffa non poteva fare a meno di salire. Guardò l'orologio. Ecco, era il momento di fare la fatidica telefonata. Si vestì con un semplice paio di jeans ed una t-shirt. La scelta delle scarpe cadde sulle sue Nike preferite, quelle azzurre. Fuori faceva ancora caldo e non aveva bisogno di portare altro con sé. Solo le monete da inserire nel telefono. Chiuse la porta alle sue spalle e si avviò verso il centro del paese. Mancavano ancora 10 minuti. Ebbe il tempo di sorseggiare un caffè. Dopo si portò alla stazione ferroviaria. Nella piccola sala, che fungeva anche da biglietteria, ecco un telefono. Infilando una mano nella tasca, contò le monete da inserire nell'apposita feritoia dopo aver sollevato la cornetta. Con l'indice della destra schiacciò il primo dei bottoni della pulsantiera per comporre il prefisso. Ne seguì una fragorosa esplosione in cui non fu l'unico a perdere la vita. Mai sottovalutare la concorrenza.